Lorenzo, oggi invece guarda qua pescare. Oh, porca miseria. Cute, che facciamo? Ma ti entrate bene, ma ti c'è il conoscenza. Cioè, con il polso, c'è il conoscenza. La senti? Senti. Qua è che facciamo questa roba questa? Ma a me mi sembra bella frittura. Era. Che fa? Guarda, ma chi piacciono i piccolini, i guvatul. La frittura, questa è proprio da frittura. Questo è proprio il classico da frittura. Come qui c'è sa, l'olio calde? L'olio caldo, guarda, è arrivata, c'è 90 gradi tondi. Allora, l'enx ai calamari? Sei calamari, che quei lì buttando un po' la farina, ma che è ancora fresco nel frigorifero, sì, diciamo lo sbalzo termico. Lo sbalzo termico è garantito. Ok. Io alzo il fuoco qui perché questi ormai. Quindi la farina ci vuole, ma è il giusto. La farina ci vuole il giusto perché dopo vedi tocca levargli l'eccesso. L'eccesso, ecco. Perfetto. L'eccesso. Una volta si usavano le stacce de canne, non so se le hai mai viste. Sì. Erano delle stacce, cioè un setaccio fatto di legno e al centro c'erano. Visto che sta attenti si squiscia. Sì, per squiscia perché. È un po' come l'olio. Va bene. Ah, perfetto. Perfetto, vedi come spese. Guarda. Perché a Fanco dice, è buona anche la ciabatta fritta? È fritta buona anche la ciabatta. Poi il calamaretto è meglio la ciabatta. Il calamaretto è un'altra roba. Vabbè, queste truffette è buoni capelli. Guarda ma lì con fritto. E vai. Tocca stare attenti perché squisce, Sì, questo io. Sì. Sto facendo freddo. Una cosa un po' rischiosa. Sì. Infatti. Un guanto pur delle pinze. Mi muovi lì stesso, quando fa il freddo. È difficile perché. Insomma, squessa, ecco. Ma guarda, già è pronte, belle pronte. Sì, perché l'olio era bel caldo. Era bel caldo. Allora, poi l'olio di arachide. Pesce freddo, l'olio di arachide. Che tiene anche il punto di fumo un po' più alto. Giustamente. Frigge bene, E il fritto è il migliore, l'olio d'arachide è il migliore. Anche adesso a caldo il fritto, no? Certo. La prerogativa sua è il calore, arriva è bollente. Anzi, vedi, era a 190 gradi, già è arrivato a 145. Questo è il pericolo, è questo. Sì, che va giù, che va giù. Subito. Abbiamo fatto bene, vedi, ne abbiamo buttati pochi, perché la piccola quantità abbassa poco la temperatura. Se te la riempi la padella, succede? Il pesce non si frigge, rimane imbombito d'olio e l'assorbe. E allora dopo quando lo vai a mangiare c'ha quel sapore di imbevuto, di olio, di unto. E manco si digerisce. Esatto. Che poi se l'olio, come nel nostro caso, è nuovo, non è un problema. Anche se assorbe un po' l'olio, pazienza. Ma in certi ristoranti, spero in pochi, dove friggono, rifriggono, alla fine si assorbe quell'olio lì, quel sì che. Che sarebbe l'olistrack, no? L'olistrack, bravo. In fanese l'olistrack. Adesso è ancora un po' agita giù, adesso sicuramente riandrà su. Adesso sicuramente riandrà su. Piano piano ho messo al massimo, quindi andrà su. Sì. Però ecco, questa è direi la cosa, la parte delicata del fritto è questo qui, è quel gioco delle temperature. Il fritto c'è da fare, è buono. Ah, è buono. Il fritto è buono, anche se ne fame il mangi, no? Il fritto si mangia anche se non hai fame, dai. Io mi ricordo una volta siamo stati a Marano Lagunare, abbiamo preso quei barchetti che portano in giro per le isole, sì. No? E a bordo facevano le schie, cioè sono i gamberetti grossi così, sì, tu mangi tutto intero con la testa e tutto. Ma lì fanno anche... È il buratel fritto. Buratel fritto, il burato. Il burato. Lo fanno lo spiedo anche. È burato all'ospeo. Siamo stati noi a mangiare. È buono, Sì, boh. Le moleche. Le moleche, le grancelle che inciano il cor, no? Sì, che hanno perso quando fanno la muta. Quando fanno la muta che perdono il mantello, perdono il carapace.
già risalito, eh? Sì, ho visto, ho visto già. E quindi sono moleche, sono molli. Moleche, se cuocen bene, se mangia tutto. Mangi. Appunto, se pure le metti a marinare slow, allora mangi il low e poi quando le friggi sono praticamente ripieni di uovo. Una roba. Ma sono piatti ormai che si vanno perdendo. Sì, sì, la tradizione. Io c'è un bel ristorante a Milano, a Marano Lagunare, dove vado spesso. E lì veramente fanno le cose, ma lui è un fissato, va in giro per le barene a raccogliere tutte le alghe, tutti i prodotti, sì, sì, i molluschi, tutte, è una roba. A me mi sa che incoti, guarda i tentacoli come indurati. Incoti, guarda, induratissimi. Allora te dà il piatto, dammi il piatto. Guarda, te l'è questa qui, e te mette il piatto, ma che va. Perfetto. Oh. Ok, ti diceva la carta gialla, è d'obbligo salfritto, no? Perché assorbe bene, è anche... E la carta sul bend una volta, no? Già, e poi non si rompe. A volte la carta moderna si spacca e si attacca al pesce. Ciò ricordi che quando faceva le brignocole a casa, ne metteva la carta gialla le brignocole. È vero. E ci va via, vera? Una volta perché c'era sti. Ah, ma la carta gialla. Faceva la carta oleata, si chiamava quella volta, sì, e pure si metteva la mortadella, per esempio. Bravo. No? Allora Fiorenzo, ve l'infrano un'altra parlata del pesce. Voilà. Allora guarda, buggiù un po' di sardoncin, un po' di barbuncin, due guvatul, due tre guvatul, obbligatorio, e le fritturine, guarda, sì. E la frittura, guarda, ma chi, guarda, sì. Allora, adesso gli dago una bella botta a farina. Viene un bel fritto misto, fritto adesso misto. Sì, perché sennò cucco. Guardi, calamare in boni, ma sì. Però da per l'ora. Però senti anche sapori diversi, no? Appunto, no? Quelli e l'altro. Per dire dopo, se puoi mettere qualche volta, però sì. Si diceva prima, fritto buona calacciavata. Sì, sì, ma... Prendo gamberet, ma chi mica ci stava in mano. Come no. Però se può l'avete tutto, perché dopo diventa una quintalata di roba, quindi già così... Tocco, Lorenzo, guarda. Bene. Pronti. Diciamo... Allora, direi guato, saranno buoni fritti. Capirai. Si è bruciato. Perché è il lavoro. Toccati piano, toccati. Saprì da fare da chi. Eccolo. Direi questa sarà buona la frittura, si chiama proprio frittura. Si chiama frittura forte. Io devo anche i sardoni, per fare i mei anche a mangiare bene, gli levo la spina, vedi? Gli levo la spina che sì. E dopo i fregi, in pani e fregi, capirai questi ma che... Diceva un amico mio, se ne mei, peggio ne. È vero. Questi dopo li fai anche a sottacet, no? Sì, ho voglia. Puoi fare ripieni, poi fritti. Ripieni fritti, sì. Dopo Fiorenzo facendo anche una padellata di questi spinati, no? Sì. Che si cuociono anche prima, tra l'altro. Sì, si cuociono prima. Rimangono più croccanti. Tu sei maledone, c'ha le spine, piacciono anche alle più, capite? Mi piacciono, perché molta gente mangia il pesce perché c'ha la spina, ma... Perché questi sono piccoli, eh? Infatti, quindi è meglio non esagerare, sennò si asciugano. Io li toglierei. Togli, Fiorenzo, che mi sa che ora, hai ragione. Guarda, siamo bei, che roba. C'è anche profumo di fritto. Adesso una bella cucinina di sal. Un bicchiere di vin. E una bella insalatina. Per pulire la bocca, no, dal fritto. D'estate poi, ma chi una bella insalata del pundor, se la spola. Sì, se la spola. Perché il fritto con la cipolla è la morte sua, sì. Allora, guarda che bel fritto che c'è lì. Guarda che roba, guarda che fritto, eh. Parla. Speciale, guarda Fiorenzo, bellissimo. Un po' di sal e via. Allì. Guarda che bel fritto. Guarda, è proprio bello, guarda, tenuto bellissimo. Bene. E poi questo non è come il brodetto che se sta lì si insaporisce. Questo, caldo e mangiato. Tu adesso mi sei sale, se no si smuscia. No, bisogna ammassare il caldo. Subito. Poi. C'è un bel bicchiere di verdichi. Freschi e a posto. E chi ci ammassa, Maru?